Cari amici, la storia che vi racconterò oggi è una storia abbastanza interessante perché ci dà l'idea plastica. Io mentre parlo con voi smanetto perché devo seguire una linea di narrazione, ci dà l'idea plastica di in mano a chi siamo andati a finire. E questa è la fotografia, cioè dire, al netto di quella che può essere la gravità della cosa che sto per raccontarvi, comunque è la fotografia dell'inettitudine, della totale incapacità, della totale mancanza di visione di qualsiasi tipo di rapporto con la città, di rapporto con la comunità, di, come dire, concetto di territorio. Allora, io il 22 di aprile vado a fare un servizio a proposito dei parchi, mi sono girato la Villa Comunale, mi sono girato il Parco dell'Indipendenza, mi sono girato il Parco Robinson e mi sono girato anche il Parco Pertini. Il Parco Pertini, diciamo che era quello che era stato più tenuto in condizioni, diciamo, accettabili per quello che può essere il nostro concetto di accettabile. E queste che state vedendo nelle fotografie sono le condizioni accettabili di cui parliamo, cioè lo scivolo pericolosissimo, lo vedete che c'è una tagliola pericolosa per i bambini, la totale mancanza di una scaletta perché è stata poi i bidoni sparsi dappertutto, state vedendo anche il manto erboso strappato, qui manca la transennina per la protezione dei bambini, chiodi, legna e chiodi dappertutto e qui vedete la condizione, i cestini sparsi in ogni dove. E tra l'altro, quei cestini, dietro quei cestini c'è una storia. Quando la prima volta si ristrutturò il Parco Pertini, su mie sollecitazioni, su mie violente sollecitazioni, il manto erboso ci fu donato da alcuni, le giostine furono aggiustate da altri e mancavano questi cestelli. Io in prima persona, e ne è testimone il sindaco, telefonai col telefono del sindaco all'azienda chiedendogli personalmente di fornirci questi cestini. Il sindaco ne è testimone, quindi potrebbe anche smentirmi se vuole, ma poi possiamo anche, come dire, cercare le controprove. E quei cestini ce li donò l'azienda a titolo gratuito per metterli in questa villetta e stanno in questo momento, come li vedete in quella fotografia. Dopodiché, giorno 6, spunta un post dove dice: abbiamo aggiustato Parco Pertini. Allora, siccome io mi occupo di informazione, per giusta informazione, che cos'è che ho fatto? Sono andato al Parco Pertini mentre c'erano gli operai che stavano aggiustando queste giostine e chiesi a questi signori da chi fossero stati mandati, pensando che fossero degli operai del comune. E questi signori mi dissero: no, noi siamo una ditta di un paese qua vicino, incaricati dalla catena di supermercati Lidl. Per cui il post viene corretto. E viene detto Parco Pertini ripristinata la funzionalità dei giochi a cura e a spese del gruppo Lidl, del gruppo di supermercati. Bisognerebbe intanto capire a che titolo questi signori, che noi comunque ringraziamo e che per le prossime votazioni volessero candidarsi, noi li voteremmo volentieri. A che titolo, che tipo di rapporto c'è tra la Lidl e il comune? Questo non c'è dato sapere. Comunque andiamo avanti, voglio dire, non ci soffermiamo su queste cose. Arriviamo ad oggi, vediamo gli interventi che ha fatto la Lidl e apprezziamoli perché ha ristrutturato il manto erboso, lo ha riparato come state vedendo dalle immagini, ha ripristinato la sicurezza con la sbarra per i bambini e ha aggiustato la scaletta, per cui voglio dire è già utilizzabile. Addirittura ha cambiato lo scivolo, quello scivolo con la tagliola che c'era, lo ha preso e lo ha sostituito. E di contro ci ha messo questa gran bella scaletta di quelle sostanziose, quelle difficili da rompere, no? Che consente ai bambini di risalire nuovamente sullo scivolo e poter giocare. Ha aggiustato anche quella molla, vi ricordate nell'immagine precedente, la molla di quel gioco rimaneva solo la molla e ci hanno rimesso il giochino per poter farlo utilizzare ai bambini. E poi praticamente dico: vabbè, hanno aggiustato, lo hanno anche comunicato che è stato aggiustato il Parco Pertini. Che cos'è che farà ora l'amministrazione? Il minimo sindacale. Andrà a mettere le telecamere, ma voglio dire, ma perché dobbiamo esagerare nelle richieste? Dato che ogni volta che si ripara viene vandalizzato regolarmente, prenderà due telecamerine a spese proprie, dato che i giochi ce li hanno regalati quelli della Lidl, e andrà a mettere due telecamerine.
Ma non è questo il problema, non è il problema delle telecamerine, perché i veri vandali da cui noi ci dobbiamo difendere sono loro e non si offendano, perché le immagini parlano chiaramente, cioè dire, io capisco che questi ci hanno regalato le giostrine, ma guardate in che condizioni è il parco Pertini per quello che è il lato di intervento che dovrebbe prevedere. E, scusate il gioco di parole, l'intervento della macchina amministrativa. Cioè dire, questi signori ci hanno cambiato. Guardate, nelle immagini si vede addirittura il pezzo di prato che è stato cambiato, che sta ancora lì, proprio a testimonianza che mai nessuno ci ha messo piede da quando questi signori, con un atto di generosità che vorremmo anche in qualche modo capire e interpretare, hanno ristrutturato questo parco. Guardate lì che disastro, guardate in che disastro giocano i bambini. Cioè, guardate i chiodi che avevo lasciato l'altra volta. Stiamo parlando del 22 aprile, i paletti pericolosissimi, i cestini e la spazzatura totalmente abbandonati, la monnezza dappertutto. Guardate la plastica appiccicata negli alberi e la monnezza sotto gli alberi e sotto i giochi per i bambini. Cioè, questa è, guardate in che condizioni. Hai voglia di Lidl che ci regala? Guardate le tavole con i chiodi, i pezzi di prato ancora. Guardate in che condizioni è questa struttura. La Lidl ci ha cambiato veramente, ci ha sostituito i giochi e noi la ringraziamo. Ma guardate quanto siete totalmente incapaci. Voi avete la visione di un paese civile pari a quella di un dromedario. Non si può dire altrimenti. Guardate, questa cosa è di una gravità inaudita, perché vi mette, come dire, al riparo dalle scuse che non ci sono soldi, dalle scuse che avete il mal di pancia, dalle scuse che avete un impegno ad una manifestazione, eccetera. Questa cosa, cioè il minimo sindacale, cioè c'è un'azienda che ci mette le giostrine a titolo gratuito. Molto probabilmente, credo che la Lidl non faccia questi interventi a contropagamento. E voi non avete neanche la delicatezza, neanche, come dire, la sensibilità di dire: questi ci hanno messo le giostrine nuove, ora ci andranno le famiglie, ci andranno con i bambini, eccetera, eccetera. Noi facciamo la nostra parte. Siete totalmente, ma totalmente incapaci. Voi non potreste gestire neanche, io penso, che so, un condominio di una favelas brasiliana. Mettiamola così, perché questa è la vostra visione della città. La vostra visione della città è questa. Qua neanche se arrivano i finanziamenti a pioggia, qua neanche se ci riempiono di soldi con i camion cambierebbe nulla, perché la visione della città che voi avete è questa. Anzi, io mi preoccupo quando sento dire che facciamo richieste di finanziamenti, perché servono a foraggiare un fancazzismo di cui voi siete assolutamente protagonisti. Questo è fancazzismo allo stato puro. Questa è una vergogna, perché fare giocare i bambini in quelle condizioni, dopo che un'azienda ha messo i giochini nuovi e fottervene, questa è una mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie, ma soprattutto dei bambini, cioè delle nuove generazioni che state abituando a questa visione della città, a questa estetica della città, a questa vergogna di quella città. Voi siete dei diseducatori. Voi tecnicamente siete tutti messi in zemola, attaccati con scotch. Siete un mucchio di diseducatori. Voi siete dei diseducatori pericolosi per questa città. Lo dico chiaramente, perché è un pericolo far arrivare un messaggio del genere a dei bambini di 5, 6, 7, 8, 9 anni che ritengono che questo luogo in queste condizioni sia normale e cresceranno con questa visione. Questa è la vera responsabilità che avete nei confronti di questa città. Vi dovreste vergognare se vi rimane ancora il concetto di vergogna dentro di voi. Questo andava detto. Io vi chiedo di condividere questo video affinché il mondo intero sappia nelle mani di chi siamo. Siamo nelle mani di questi diseducatori, perché siete dei diseducatori.
Provate a smentirmi, prendete questo video e lo portate in procura dicendo questo signore ci sto offendendo e vediamo se il procuratore vi dà ragione o vi dà torto, perché questo è un modo per diseducare le nuove generazioni e voi ci state riuscendo con Parco Pertini, ci state riuscendo con il Parco dell'Indipendenza, con la Villa Comunale, ci state riuscendo pure... E, come dire, facendo passare in gabella tutte le rotture di questi che stanno passando la fibra, c'è un paese con una striscia, c'è un minimo comune denominatore, no, il filo di Arianna che gira per tutto il paese e non avete detto solo una parola fino proprio a quella vergognosa scaffa che avete creato dove la gente sta distruggendo le proprie auto all'entrata sud dei cani gatti. Non ci sono parole, voi siete quelli del portone di San Domenico dove ci avete appiccicato la carta con lo scotch di imballaggio, la penna con il laccio, con il chiodo appeso nel portone. Quando è venuto l'assessore alla Galla, che è preciso, che non è venuto perché il sindaco lo ha invitato, è venuto perché è stato invitato dall'associazione Liceum e l'invito l'ho fatto io personalmente. Lui ha usufruito della presenza dell'assessore alla Galla quel giorno, quindi non te la vendere perché tu hai convinto l'assessore a venire eccetera eccetera. È venuto per tutt'altra roba, è venuto per tutt'altra roba, e tu come fa Paolini che si fa trovare dietro per farsi le fotografie, hai usufruito per fargli vedere la scuola Pertini, perché finora non c'è stata una persona che qua è venuta perché in effetti ne avete le capacità. Queste cose le dobbiamo raccontare alla città e dobbiamo raccontare anche che noi siamo tra gli ultimi paesi per quanto riguarda la differenziata e pagheremo il 20% in più nelle bollette che ci arriveranno. E dopodiché o ci spiegate in che cosa consiste questa differenziata o sarebbe il caso che la smettete di fare un'azione inutile alle famiglie di differenziare per poi andare a finire nello stesso catafascio. Perché risulta questo ad oggi, perché risulta questo. Questo è, andava detto. Condividete questo video perché questo del Parco Pertini è la fotografia, è la Polaroid di questa gente. Noi siamo in mano a questa gente che continua in maniera imperterrita, violenta, presuntuosa a tenere in ostaggio un'intera città per fargli tutto questo. Io vi ringrazio, condividetelo per favore.